uomo senza remore. Andiamo in guerra senza la minima pietà. È il solo modo in cui vivono e muoiono i veri soldati. Ecco 3-1 a capo Charlie 2, mi ricevi? Capo. Zona di atterraggio in vista. I nostri sono in orario, colonnello. Ricevuto 3-1. Le squadre Hitman sono pronte all'assalto. Potete procedere. Colonnello, abbiamo un problema. Siamo operativi, è troppo tardi. Non finché lo dico io. Watcher 3-1, puoi ricevermi? Capo sezione Laswell, in ascolto. Il generale Barkov ha inviato altro gas al suo deposito. I suoi mercenari lo trasferiranno in Urzikstan questa notte. Ci sarà più resistenza del previsto. Potrete ingaggiare, ma non aprite il fuoco. Niente incidenti internazionali. Non possiamo sapere se i russi faranno altrettanto. Ricevuto, Alex. Voi trovate il gas, prendete il camion di barco e andate via prima che sia tardi. Ricevuto, Watcher. Ci siamo. Squadre Hit, portarsi in posizione. Ricevuto, movimento. Dobbiamo fare presto. Gli uomini di Barkov trasferiranno il gas stanotte. Probabilità di trovare il generale Barkov? Dubito che si farà vedere da queste parti. Attenzione. Ne sento due. Ottimo. Due mercenari, niente uniforme. Что-то слышу. Сейчас. Эй! Кто здесь? Выйди! Покажись! Bersagli validi. Fuoco. Via libera. Ricevuto. Appostarsi sul crinale e controllare la zona. Ecco 3-1 a Blue Viking 5. Attacco richiesto. Attendere conferma bersagli. Ricevuto 3-1, Viking in attesa. Perlustriamo l'area, controlliamo che non ci siano militari russi. Un veicolo al cancello principale. Mezzo da trasporto medio. Trasporto per il gas. Veicolo in movimento. Controlla la ferrovia. Movimenti alla ferrovia. Ecco come arriva il gas. Nessuna presenza militare russa. Procedi, CIA. Blue Viking 5, qui Echo 3-1. Truppe in campo aperto. Cancello sud, attacco autorizzato. Ricevuto 3-1. Bersaglio acquisito. 5 secondi all'attacco. 5 secondi! Echo 3-1, bersaglio colpito. Viking in rientro, buona caccia. Grazie Viking, adesso facciamo da soli. Attenzione. Nemici multipli a piedi. Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас. Рассредоточиться, если что увидите, стреляйте! Спазиамо ли via. Libero, avanzare. Qualcuno ha giocato con il fuoco. Così imparano ad armeggiare con quella roba.
нам! Пожалуйста, помогите! Diamogli il colpo di grazia. Уши огонь! Я пытаюсь! Форта, con me! Я плачу, что я воевал, а не пожары тушил! Если сдохнешь, тебе никто не заплатит! Ora! О, черт! Sanno della nostra presenza, ragazzi. I nervi saldi. Occhio, dobbiamo irrompere alla cieca. Contatto! Sono gli aprici a vista al primo piano! Sotto tiro, a cerchiare ed eliminare! Andiamo! Nemico! Nessun contatto! A terra! Mi serve copertura! Nemico! Il gas deve essere dentro. Se non è troppo tardi. Potrebbe esserci gas. Maschere! Facciamolo. Cazzo! Hanno staccato la corrente. Usiamo le torce. Con me. Qui dentro è buio pesto. Chiunque abbia staccato la corrente è qui. Di sicuro sarà stato l'attacco aereo. No, sono qui. Cazzo, l'avete visto? Trovatelo. È a terra. Libera! Attacchiamo la corrente! Facciamo luce, troviamo il gas! Corrente in arrivo! C'è corrente! Ehi! C'è un problema! Questi sono militari russi, Spetsnaz! 3-1 a Watcher, Barkov ha soldato degli Spetsnaz, abbiamo ucciso militari russi, dobbiamo filarcela! Negativo, per il comando la missione è prioritaria, non c'è scelta! Ovvio, 3-1 chiudo! Controlla che sia il gas, noi prepariamo i camion per l'uscita! Ok! Gas identificato. Ricevuto forte e chiaro, 3-1. Caricate e rientrate alla base. Ricevuto, muoviamoci. Per me, 3-1, vai davanti. A tutte le unità, siamo in movimento verso il punto d'incontro. Massima allerta. Ottimo lavoro, Alex. Adunata al punto d'incontro per l'uscita. Watcher 3-1, mi segui. Alex, mi segui, mi basta. Ci sono. 3-1, ci sono. Chi cazzo sono? Sidi, avanza!
Bello, Russi. Marines, fammi tarra. Lasimi tarra. Farran! Ecco 3-1 a Watcher. Alex, cosa succede? Un attentato. Diversi marini uccisi. Gas rubato, venite subito a prenderci. Ricevuto. Rilevo parecchie forze russe dirette verso di voi. Tenete duro, veniamo a prenderli. Watcher, chiudo. Questa operazione è stata compartimentata. Ma che cosa cazzo vuol dire? Che non hai più autorità, colonnello. Quelli sono i miei marine. Lì serve una forza di intervento rapido. Questo non è consigliabile. Laswell, non sta a te. Colonnello, decidere. Laswell. Generale, i miei uomini... Norris, dacci un minuto, ok? Sì, signora. Abbiamo un problema. Il Cremlino ha sospeso le comunicazioni diplomatiche. La Sesta Flotta avanza nel Mar Nero e le armi chimiche sono chissà dove. Stai lasciando dietro di te troppe tracce, Laswell. Rimedia. Generale, l'intelligence è la nostra arma migliore. Abbiamo già provato l'intelligence. Dammi qualcosa di meglio. John. Laswell. Sei. Al lavoro. Ho un problema. Russi? Le voci corrono. Le armi chimiche sono in mano ai terroristi. Non so dove siano, Parigi, New York. Londra. Quando il briefing? Appena fatto. Sergente, rispondi. Qui Garry. Massima allerta terroristica. Possibili assalitori multipli. Kamikaze o forse peggio. Abbiamo cecchini in posizione. No, negativo. Non deve scoppiare il panico. I terroristi sono d'accordo. Garrick, non trasformare Londra in una zona di guerra, chiaro? Sì, capito. Chiudo. Sembra che siamo da soli. Andrà bene. Diamoci da fare, ok? Ok. Sergente? Occhio. Armi in vista. Sono loro. Saber a Raven, furgone bianco, diversi uomini in età militare, armi visibili. Intercettiamo. Ricevuto. In assenza di attacco non ingaggiate. Furgone bianco, sinistra. Via, via! Fratelli, sono qui! Sono qui! Andate! Muoverti, stronzo! Polizia, fermi! Mani in alto, subito! Faccia a terra, ultimo attimo! Detonazione a Piccadilly Circus, colpi d'arma da fuoco, agenti a terra! Qui serve assistenza medica! Non hanno finito. Andiamo! Raven, Saber 2, agenti a terra fuori dal palazzo tanto! Agenti a terra! Ricevuto. Gli si ritirano nel palazzo tanto. Agenti tanto, perdono nel palazzo tanto, presto! Automatiche!
Serve subito Troia! Zero 9, fatto! Unità all'ascolto, attendere, attendere! Troia 9-9 in arrivo! Qui Saber 2, libreria in sicurezza! A tutte le unità, civili in uscita dal bus alla fontana! Dobbiamo fornire supporto! Correte! Quattro civili uccisi! Saber 2-6, qual è lo stato degli ostaggi? Alleato! Ricevuto! Sei armato? Affermativo! Capitano Price! Sergente Garrick! Vieni! Occhio agli angoli! Qui ci serve aiuto! Ostaggi, in alto! Quassù! Aiuto! Aiuto! Dovete aiutarci! Toglietelo! Vi prego, toglietela! Qui! Aiutatemi! Non sono uno di loro! Ti prego, non voglio morire! Tornare a casa! Ci apri! Mie... Vuoi aiutarlo? Ci provo! Le mie bambine! Esploderà! Ci riesco! È tardi! Aiuto! Aiuto! No. Che vuoi fare? No! No! A tutte le unità, problema risolto. Serve un medico, usciamo. Li tireremo fuori. State calmi. Tutto bene? Sto bene. Andiamo. Hai salvato delle vite, sergente. Non sarebbe comunque dovuto succedere. Abbiamo rischiato grosso qui. E soltanto per far finta di non essere in guerra. Già, la più grande stronzata del secolo. Allora perché abbiamo le mani legate? Basterebbe togliere i guanti e combattere. Signore. Continua. Con queste regole d'ingaggio non combineremo nulla, capitano. Possono dirci dove, possono dirci quando, ma non come farlo. Seguivamo la cellula da tempo. Avevate informazioni valide? Parecchie, signore. Ok, Garrick. Vieni con me. Al-Qatala ha rivendicato l'attacco. L'ordine veniva dal lupo in Urzikstan. Alex è lì a cercare le sostanze chimiche. Avrà bisogno del supporto dell'ULF. Digli di contattare il comandante. Conosci il comandante? Quanto basta. Fate il mio nome o lo uccideranno. Qual è il messaggio del capitano Price? Comandante Karim, chiamami Alex. Ti ascolto, Alex. Informazioni riservate. Andate, cugini, preparatevi. Quarantotto ore fa è stato rubato un carico di gas russo. Opera di Al-Qatala, sicuramente. I russi non fanno distinzioni tra Al-Qatala e la tua gente. E io non faccio nessuna distinzione tra Al-Qatala e i russi. Sono entrambi terroristi. Non useremo mai quel veleno. Allora aiutateci, prima che... Che cosa? Arrivi in Europa? O in America? Viviamo così da sempre. Comandante, dobbiamo andare. Lui chi è? Alex, lui è mio fratello e tenente Adir. Sei della CIA? Lavora con il capitano Price. Allora uccidi i russi, vero? Ho degli amici che possono aiutarci. Ma sarà tua sorella a decidere. Ma certo, mia sorella ha il comando. E i russi si trovano ancora qui. Questa occupazione deve finire. Su questo siamo d'accordo, vero? Barkov controlla la città. Questo deve cambiare. Non possediamo missili, ma abbiamo altri metodi. Se resti, ti aiuteremo.
Ma se lo fai, combatti. E allora combattiamo. Benvenuto in Urzikstan, Alex. Seguimi. Queste gallerie sono la nostra salvezza. Oggi in città arriveranno dei comandanti russi. Faremo un'imboscata. Come? Esplosivi? Attireranno l'attenzione. E allontaneranno la sicurezza dalla base russa, lasciandola sguarnita. Ce la metteremo tutta. Se andiamo oltre, perderemo noi stessi. Sii pronto all'attacco. Attenta. Alex, prendi queste cariche. C4 con detonatori a distanza. Grazie. Ti affido Farah. Buona fortuna. A te. Alec. Sara. Yala. Americhi? Zelamekafo. Alex, mettilo. Come mi sta? Va bene. Tariq, la situazione? I russi sono qui fuori. Se vedono le vostre armi, spareranno. In quel caso il nostro piano fallirebbe subito. Alex, non devono vedere le armi. Nascondila dai russi. Seguimi. Se ti piace, io ti si voglio, не будет! Sono il generale Roman Barkov, vostro superiore e comandante di questi territori. Le forze di Barkov occupano l'intera città. Hanno separato uomini e donne. Oggi arrivano i loro ufficiali, perciò saranno ancora più scrupolosi. Ci sarà anche Barkov? Non si vede quasi mai. Lascia ad altri il lavoro sporco. Che tipo di lavoro sporco? Punizioni. Uomini al lavoro! Donne sui camion! Qui ci dividiamo. Fa come ti dicono e non darai nell'occhio. Malgrado la mia generosità e la mia protezione, ci sono delle forze in Urzikstan che rifiutano di comportarsi in modo tale da garantirsi una vita sicura, di pace e prosperità. Sono passato. A sinistra, nel vicolo. Vedi quel soldato? Uccidilo. Sadodei! Karim? Mettiti al sicuro, sorella. Sei pieno di risorse. Bene. Andiamo. Ho dei contatti poco più avanti. Hanno altri esplosivi per noi. Un botto più grande farà uscire più forze dalla base russa. Merda. I soldati di Barkov hanno trovato i miei contatti. Forse sono già morti. Niente da fare. Serve un silenziatore. Cerca un filtro dell'olio. Silenzierà la tua arma. Cerca nelle auto civili. Io tengo d'occhio le guardie. Questo è vuoto. Continuano a sferrare. Continua a cercare. In nome della cosiddetta libertà. Può andare. Bene, prova ad aggirarli. Gira attorno al camion, lato destro. La figa? Рабочая сила. Ту прендине дуе, и альтри аме. Мужиков на каторгу. Как он говорит? Какого чёрта? Либеро, ста джу. Фермо, аллонтанати далла порта. Осторожно, могут быть растяжки. Пуэй спараре. Си. Стельине дуе, я пенсо all'altro.
Adesso... Libero. Di qua. Mi dispiace per i tuoi contatti. Abbiamo gli esplosivi. Il loro sacrificio non sarà invano. Nascondi l'arma. Torniamo fuori. Seguimi. Vado avanti. Chi sfida il generale Barco riceverà una punizione esemplare. E questo cos'è? Ti prego. È solo spaventato. So benissimo cos'è. Lo capisci perché facciamo queste cose? Sono morti che non hanno obbedito. Guardali bene. Muoviamoci. Visto, se collaborate, possiamo... Questo è un crimine di guerra. Una punizione. Questo per il gas era rubato. L'accordo che avevamo. Barco vuole dare... Ma a volte bisogna rinfrescarvi la memoria. Completiamo la missione e fermeremo per sempre le crudeltà di Barkov. Barkov invia gli elicotteri. Distruggiamoli e le forze della base accorreranno in mano. Così noi potremo attaccare. Sì, metti gli esplosivi sugli elicotteri. Io ti copro. Se trovi delle guardie, falle fuori. In silenzio. Ritroviamoci qui appena hai finito. Non c'è né giudizio, né giuria qui. Soltanto crimine. Uno per uno, dalle nostre strade. Fermo. Una guardia, in cima alle scale a sinistra. Occhi puntati su quelle persone. Se necessario, siete autorizzati a sparare. Adesso, avanti. Ti copro le spalle. Hai dei riflessi felini. In realtà preferisco i cani. Chiunque ritenga di poter sconfiggere le... Carica piazzata. Sarà un gran bel depressivo. Mai, mai, cacciato da questa terra. Da un branco di ladri e terrore. Due a terra. Bene. Sono al bersaglio. Questi... Sai cosa fare? Questi ostinatori si annidano tra noi e compiono gesti efferati. Con il benestare e il supporto degli Stati Uniti e dei loro alleati. Carica in posizione. Via libera. Si va. Questo paese può godere delle sue ricchezze. Ma è un privilegio che... Adesso. Arriva il bomba. Spettacolare, Alex. Bravo. Ora seguimi, di qua. Aspetta. A sinistra. Non sparare. Guarda, ha funzionato. Bene, vieni, i camion sono rapide, vedi. Sono il prossimo bersaglio. Ne arrivano altri. Stammi vicino. Un regalo da Dio per quando torneranno. Come sei generosa. Peccato perdersi lo spettacolo, ma dobbiamo attaccare prima che sia troppo tardi. La prossima via ci riporterà alle gallerie sotto casa di Tariq. Farah,
Che cazzo è questo? Nasconditi, Alex. Giù. Fermo, immobile. Non muovere la testa. В этот раз налегать. Должно быть, Карим. Сезона, пара и двое от финиста. Бен фатто. А на галерея, presto. Potrebbero arrivarne altri. Guarda, rinforzi dalla base aerea. Il piano sta funzionando. Fermo. La porta di Tariq è aperta. Dov'è Tariq? È morto. Non lascerebbe mai la sua postazione. Andiamo. Libero. Torniamo giù. Andiamo da Adir. Oggi hai perso brava gente. Questo è il costo della guerra. Occupiamoci della base di Barkov e le loro morti avranno un senso. Ce la vedremo brutta. Anche loro. Adir ha un piano. Benvenuto a casa mia, Alex. Ci troviamo accanto alla base di Barkov. Per tenerli col fiato sul collo. Amici vicini, nemici più vicini. Sai che abbiamo i nostri metodi. Niente granate, improvvisiamo. Non male. Pensi che combattiamo con archi e frecce? Bravo, Tato. Siamo a Fashanam City. Vi sarà appena ammi. Essiti! I russi capiscono solo la violenza. Ed è proprio quello che avranno. Barkov ha forze aeree, ma le abbiamo anche noi. Aerei teleguidati Teni 14. The Fall Ulamestiadi. Battle the Bell Teni Padman Foot. Pronti? Sì, comandante. Ci sono. Dai, basso. La base è più avanti. Ecco la pista. Pianta di tutto il teleguidato. Complimenti. Andiamo laggiù. Il perimetro della base è là davanti. La seconda squadra ci coprirà con il cannone. Ecco 3-1 a Watcher. Le forze locali si dirigono alla base aerea di Bacina. Ricevuto 3-1. Vi invio un velivolo d'assalto senza contrassegni. Attendere. Fermi qui. Fermi. Ricevuto. Qui. Tutti pronti. Attacchiamo le armerie, prendiamo le armi e poi la base aerea. Sì, Karim. Cugini, combattiamo per l'Urzikstan, il nostro paese! Per l'Urzikstan! Per l'Urzikstan! Per l'Urzikstan! Il cannone! Armeria sicura. Perfetto. Raggruppiamoci fuori. Non si apre. Provo a sfondarlo.
Spostati, Alex. 3-1 a Watcher, ci dirigiamo alla pista. Dov'è il supporto aereo? Ecco 3-1, supporto aereo. Aspetta contro te. I miei di qua, venite! Da un collo di posto, fallo saltare, Alex. Dentro, Alex, ben fatto. Elicottero distrutto! Sul tetto. No, Alex, fammi salire. Qua su, Alex, salta. Qui, Alex. Uno, due, tre. Armeria sicura, rifornitevi qui da me. Presto, i rinforzi nemici sono qui. Rinforzi nemici, forza! Hanno staccato la corrente! Ci intrappoleranno! Vai per qui 3-1, è un piacere avervi tra noi. Abbiamo alleati nell'hangar, attaccati da truppe sulla pista. Sparate appena pronti. Ricevuto 3-1, vai per in arrivo, bersagli in pista. Missili partiti, missili partiti. Impatto, impatto. Distruggete quel corazzato nemico. Detonazione confermata, prego. Possiamo inseguirli o tornare alla base. Tutti i bersagli distrutti. Nessun nemico in vista. Passo. Ricevuto, vai per 1-1. Grazie del supporto. Rimaniamo in contatto. No, dipende da me. Bene. Allora uccidi i russi? Solamente quelli cattivi. È un grande giorno per l'Urzikstan. Grazie. Siamo una bella squadra. Sì. Abbiamo più tempo, ma Barkov reagirà. Anche noi. Alex e le truppe del comandante Karim hanno distrutto la base operativa del generale Barkov, limitando per un po' la forza aerea russa in Urzikstan. Dobbiamo sbrigarci. Sergente Garrick, grazie alle tue informazioni sappiamo che la cellula di Al-Qatala che ha attaccato Piccadilly è in una casa nel nord di Londra. Tre squadre dell'SAS entreranno a controllare. Se il lupo è in possesso del gas rubato ai russi in Urzikstan, dobbiamo trovarlo. Ed avvisati, potrebbero essere dei civili. Occhio a dove sparate. Bravo, sei. Procedo al giardino sul retro. Bravo 6, qui Alfa 2. Stiamo per entrare nel piccolo ovest. Ricevuto.
il bollitore. Zitta. Siamo con un gruppo ultranazionalista. Dopo gli attacchi penseranno alle operazioni AES. Credi nel lupo. Io gli credo. Ma questa operazione è fallita. Controlla il salotto. Se ne sono assicurati i tuoi fratelli morti. Dovevano esserci il... Oh, sono qui! Soldati! Libero. Alfa 3, entriamo dalla porta principale. Bravo 6, avanziamo al primo piano. A terra. Due ostili a terra. Ricevuto. Assicurati che il piano sia scombro. Ripulisci il piano. Primo piano sgombro. Piano sgombro. Adunata alle scale. Bravo 6, avanziamo al terzo piano. Occhio a dove sparate. Adesso! No! Manina, no! Subito! Sta ferma! Occupati di loro! Fa stare zitto il bambino! Libero! Ultimo piano, vai avanti! Chiusa. Cerchiamo di catturarli vivi. Giù, sta giù! Non sparare, ti prego! Volevano uccidermi! Sta ferma! Mi hanno chiusa qui dentro! Spara! Zitta, ferma! Libero. A tutte le squadre, edificio sicuro, sopralluogo. Porca puttana. Voleva il detonatore. Ma l'abbiamo fermata. Abbiamo fatto bene. Decisamente. Sappiamo dove si trova il lupo. La palazzina di Alcatala era una miniera d'oro. Abbiamo trovato il lupo. Il portatile ci ha condotto all'ospedale Ramasa in Uzbekistan. Crediamo che il leader di Alcatala sia lì. Le truppe di Fara monitoreranno i terroristi all'ospedale, mentre una squadra di terra di Marine avanzerà sul complesso. Eco 3-1 catturerà il lupo per interrogarlo sul gas russo rubato. I soldati confermano che l'ospedale è sotto assedio. Al-Qatala sta sfruttando i civili come fossero scudi. Proteggono qualcuno. O qualcosa. Più scopriamo... Via libera, Farah. A dire il mio cecchino migliore, conta pure su di lui. E su tutti gli altri.
I Marine vogliono un po' d'azione. Guideranno l'assalto. Ti ho detto che avremmo aiutato. E sei di parola. Non è per quello che lo faccio. Per gli invasori del mio paese, la vita umana non ha valore. Il gas uccide tutto. Anche il cibo che coltiviamo. Chi usa queste tattiche è mio nemico. Nessuna eccezione? No. Al-Qatala ci ha rovinato la reputazione. Abbiamo pagato cari i loro crimini. Il lupo va punito. Che tu sia all'ambasciata durante la consegna. E tu? Dove andrai dopo tutto questo? Ovunque mi manderanno. Non puoi scegliere. Non proprio. Riposa. Domani sarà dura. E tu e i tuoi uomini? Saremo qui fino all'alba. Copro l'angolo sguarnito. L'ospedale è in fondo alla strada. Mezzo chilometro. Io vado insieme ai Marine. Eco 3-1. Sergente Griggs. Ce l'hai davanti. Chiamami Alex. No, niente locali. Non decido io. Sei Karim? Ce l'hai davanti. Bel lavoro contro i russi. Amici e nemici in comune. Itfai. Ushufaka, arriva. Andiamo, Alex. I Mondogs, è ora di scatenare il caos! Avremo tutti i bersagli che vorremo! Occhio alle finestre! Qui è difficile distinguere amici e nemici. È tutto un casino! Seguite il blindato e state vicini. Viper, dove siete? Viper in direzione nord verso il secondo. Appuntamento all'incrocio tra un minuto. Sono vicino, Alex. Viper, chiedo. Gente, abita in campo nella nicchia. Attenzione, 3-1. Puoi disinnescarlo. Ok, vado. Libera. Demon, campo libero. Andiamo. Seguite il blindato e state vicini. Ordigno! Ordigno! Uomo a terra! In marcia! Medico! Uomo a terra! Movimento! Contatto visibile! Attenzione, trappole sulle scale. Ci tengono sotto tiro. Serve supporto aereo immediato. Attacco.
Dagger 3, bersaglio distrutto, vettore libero. Ripeto, vettore libero. Demon Dogs, via libera. Adesso potete scatenarvi. Urrà! Saremo dall'atrio dell'ospedale. RPG! Avanzare! Nemico alla porta! Ho colpito un bersaglio! Bersaglio a terra! Gitti! Ricevuto! In marcia! Unità! Atrio sicuro! Nessuna traccia del lupo! Griggs, prendiamo quel pezzo di merda! Avanti! Civili! Ricevuto! Non sparare! Non sparare! È allo scoperto! Ho colpito un bersaglio! Nemico! Contatto, angolo nord, scala! Vogliono tenerci lontani da qualcosa. Demon 3 non risponde, sergente. Cazzo. Trovateli! Grande eco! Non c'è di che, sergente. Notizie da Demon 3? Niente, sergente. Controlliamo quella stanza. Ricevuto. I tuoi uomini non ti salveranno. Sei stato mandato qui per uccidermi, ma tu morirai a causa dei vostri continui bombardamenti e delle guerre per procura. Cosa vedi, 3-1? Proprio come i vostri missili e proiettili continuano a uccidere la nostra gente, la nostra lama andrà avanti a tagliare le vostre... Lupo confermato. Tre marini in ostaggio, li ucciderà. Irrompiamo. Porca puttana. Passa da dietro, io entro da qui. Alex, la finestra. Devi fare il giro. Ho capito. Entriamo, state pronti. Fermi. Ti aspetti, 3-1. I Demon sono al secondo piano. Sali. Demon pronti. Prendi quell'animale vivo, Alex. Non spararmi. Stendilo a terra. Libero. Tranquillo, fratello. È tutto a posto. Stai bene, Alex? Sì, Griggs. Omar Suleiman, sei sotto la custodia di questa squadra speciale. Fa esattamente come ti dico, o sei morto. Cazzo, sì. Squadra Demon, i Marines sono al sicuro. Lupo catturato. Portiamolo all'ambasciata. Sei, eco, terzo piano, estrazione. Attenzione, il punto d'ingresso principale è sgombro, ma non per molto. Ricevuto, arrivo tra 3 minuti. 2-6, chiudo. 3 minuti. Fra 3 minuti la mia gente avrà già fatto irruzione, verrete uccisi tutti quanti. Ho scelto di catturarti vivo, ma posso sempre cambiare idea. Avete sbagliato persona. Menti, digli cosa hai fatto. Non abbiamo rubato il gas. Chi allora? Qualcuno molto pericoloso. E dov'è? Mi piacerebbe saperlo. Il macellaio è lì fuori. Bruceranno la città se devono. Puoi salvarti, figlia mia. Unisciti a noi. Non rivolgerle la parola. Ehi, andiamoci piano, va bene? Io non sono tua figlia, vecchio.
Io guido soldati, tu assassini. Ma siamo tutti assassini qui, no? Sono entrati. Dobbiamo muoverci, ora! 3-1 a 2-6, ingaggio avvenuto, portiamo al sicuro il vino. Ok, 3-1, bravo in posizione, pronti all'evacuazione. 30 secondi. Ricevuto, 30 secondi. Gruppo di ignoti in movimento al cancello principale. Catala è là sotto. Hanno violato il perimetro. Portaci sul tetto. Ricevuto. Dobbiamo raggiungere Echo in fretta. Poco saranno nei qua. Sparano. RPG! Tutto ok? Sto bene. Ecco 3-1, estrazione principale fallita, siamo sul tetto. Ricevuto. Che si fa, capitano? C'è una camera di sicurezza nel seminterrato. Dirigetevi lì, vi seguiamo. Ricevuto, ci muoviamo. Raggiungiamo la camera di sicurezza per primo. E i civili, signore? Alcatala vuole il lupo. E anche noi. Non è un'esercitazione. Bene, sei qui. 5 minuti e avranno finito. Come posso aiutarti? Trova delle armi e barrica la porta. Siete la squadra d'estrazione. Non per voi. Tu, apri la porta. Dopo chiudila. Zero 6, qui Echo 3-1. Il lupo è al sicuro nella camera di sicurezza del seminterrato. Sì, lo vedo. Sto facendo irruzione, ci serve un altro punto di estrazione. Dobbiamo ingaggiarli, signore. Negativo, se arrivano qui raggiungeranno il lupo prima di noi. È chiaro? Affermativo. Bene, va avanti. Tu, apri subito. Tutti indietro. Vogliamo solo il lupo. Nessun altro deve morire oggi. Chi ha una tessera? Io! Che dici, capitano? Vuoi lasciarli morire? Papa, papa! Sì! Dai, andiamo! Salvarlo, sergente! Subito! Facci il lupo! La pietà è per i deboli. Guardate qui il camion! Ehi, lo prenderemo! Contaci! 3-1, veicolo nemico in arrivo! Stato dell'estrazione? Cioè isolato, non c'è via di fuga, capitano. Per ora mantenete la posizione. Porta! Cogliamo il nord! Portateceli! Contatto! Ti prego! Non riparati! Andiamo nel seminterrato, Kyle. Va avanti. È chiusa! Penso io! Porco! Re 1, siamo nel seminterrato. Ricevuto. Fate attenzione, ci sono ostili all'esterno della camera di sicurezza. Ci siamo noi.
Sergente, avvisiamoli che siamo qui. 3-1, siamo qui. Farah, lotti ancora per il bene? Sempre, capitano. L'ambasciatore è bloccato dentro, signore. Tenetelo in linea, ci serve per andarcene. Adir, grazie per l'aiuto. Niente, signore. Omar Suleiman. Ci conosciamo? Quando eri dalla nostra parte. Il lupo era un ribelle. Lo sono ancora, fratello. Gli uomini del macellaio sono vicini all'ambasciatore. Ok. Kyle, le telecamere. Porta in salvo l'ambasciatore. La sua tessera apre la porta posteriore. Voi, con me. Può sentirmi, ambasciatore? Chiudo la porta. Nasconditi, Stacy! Ambasciatore! Che mesci! Aspetta! Merda! Capitano, l'ambasciatore è morto, ma posso ascoltare lì la sua assistente. Fallo! Pronto? Ehi, riesci a sentirmi? Ehi! Sono il sergente Kyle Garrick. Stacy Davidson. Fa esattamente come ti dico e ti salveremo. Prendi la tessera dell'ambasciatore e vai alla porta. Ok, ho la tessera. E ora, quell'uomo nel corridoio potrebbe vedermi. Vai a destra. C'è un armadietto in fondo al corridoio. Nasconditi vicino alla porta. Merda! C'è un carrello vicino alla porta. Sta giù. Prosegui lungo il corridoio. Vai, ora! Oddio! Adam! Oh, no, Adam. No! Stacy, il telefono! Stacy! Devo portarti via! Merda, Stacy, lascialo! Mi dispiace, Adam! Non urlare, Stacy! Non muoverti. Voglio tornare a casa. Anch'io. Ti ci porteremo, Stacy. Sei quasi fuori. Che faccio, scappo? L'altro cubicolo. Va, adesso. Il prossimo cubicolo. Muoviti. Oddio, oddio. Va alla lavagna. C'è una guardia che blocca l'uscita. Devi distrarla. Cosa devo fare? Puoi raggiungere quella stampante? Sto andando. C'è una stampante grande vicino al muro. Nasconditi lì. Ok. Bene, accendi. Il distruggi documenti. Va all'uscita! Corri! Aduniamoci al parchetto. Ricevuto. A tutte le unità, l'ambasciata è caduta. Parla il capitano Price, SAS. Veniamo verso di voi. Garrick, andiamo via. Ricevuto. Adir, tieni d'occhio su. Capitano. Qual è il piano? Raggiungere i marine al complesso sud. Dov'è il complesso? Vicino, dopo il vicolo oltre la strada. Andiamo. D'accordo, Garrick. Apri. Ecco. Grazie, sergente. Mi hai salvato la vita. Questa tessera può salvarci. Ok. Preparatevi allo scoppio. Sono qui. Ecco 3-1. Potete procedere. Ricevuto. Arriviamo. Attenti a ogni movimento. Via. Qui non è sicuro. Scoperti. Riposizioniamoci! Subito! Ecco il complesso! Garrick, usa la tessera. Entriamo. Qui, bravo 6, SAS. Siamo all'esterno. Non pensavo ce l'avreste fatta. Serve una stanza sicura per un prigioniero. Sì, signore. Stanza sicura nel residence. Seguitemi. Andrà bene. Controllalo. Occhio. Torneremo per lui. Non mi troverai, fratello. Ma ci incontreremo di nuovo. Roger, parla 06. Mi serve supporto aereo immediato.
Negativo, 06. Non posso rischiare un altro velivolo. Cazzo, cazzo! Kate, mandami qualcosa! Dobbiamo affrontare tutta la città! L'unico drone a portata deve rifornirsi. Non può volare a lungo. Mandalo qui e basta! Alex, Adir, a nord. Coprite quel tetto. Kyle, Farah, con me. Ricevuto, capitano. Ok. Capitano Price, i Marine hanno l'ambasciata sotto controllo. Niente in vista, signore. Torneranno dalla parte opposta. Come lo sai? È quello che farei io. Ha ragione. Riposizionatevi sul tetto, subito. In posizione. Voglio una visuale su quel campo. A ore 12, il bar. Diverse possibili minacce. Disarmati, teneteli d'occhio. Altri due. Para. Sono messaggeri. Guardano verso di noi. Non mi piace. Teneteli d'occhio. Ci sono. Qualcosa li ha spaventati. Occhio a destra. Altri due. Scappano. Brutta storia. Altri ignoti. Parte opposta del campo. Perlustrano. Combattenti, sono qui per noi. Vengono verso di noi. Merda, non li vedo più. Alex? Tutto calmo. Un momento, vedo del movimento nel campo, ore 11. Dove? Negativo, è solo il vento. Tenete duro. Ci osservano, capitano. Un'altra parola e ti spedisco lì. Agli ordini. Mirano alle luci. Pronti all'ingaggio? Ingaggio di qua. Siamo al buio. Occhi aperti. Lanciate un bengal. Li sorprenderemo grazie alla luce. Vai con l'illuminante. Fai luce per noi, Kai. Fuoco alle folle. Eccoli, in fondo al campo. Fuoco! Fuoco! All'attacco! Ricarico! Tutto il campo è pieno di forze di Alcatala! Non è finita, ne arriveranno altri. Due camion in movimento a sud, all'estremità del campo. Ricevuto. Probabilmente se la stanno dando a gambe. Cambiano posizione. Tutte le unità, nessun movimento nel campo. Chiudo. Ok, è stato. Ci mettiamo di guardia. Ricevuto. Facciamo rifornimento all'interno, sergente. Aprite! Grazie al cielo. State giù e non uscite fuori. Kyle, fai il pieno e vieni qui. Ok. Jaguar 4-1 a Bravo 6, in posizione per supporto. Armi pronte.
Arriva il supporto aereo? Un drone, carburante scarso. Ricevuto, capitano. Drone in attesa. Segnala i bersagli. Dobbiamo portare via il lupo e andarcene. Negativo. Difendiamo la posizione e così sopra. Bravo, ci serve subito quel drone. Arrivo. Zitto, ora! Uno vicino all'impalcatura. Prendersi. 06, Jaguar 4-1 è in volo per fornire supporto. Aspettiamo il segnale. Missile partito. Sono passati. Via libera. Zero 6, Jaguar 4-1. Veicoli e fanteria nemici in arrivo da est. Passo. Forte e chiaro. Un altro bersaglio segnalato. Gran colpo, Gap. Lanciato. Sei in arrivo. Cinco, 40. Di copertura. Colpito un bersaglio. Fuoco. Pericolo. Nel campo. Bel colpo, Kai. Vai. Marine, portateli. Sì, signore. Sergente! Chiusa! Aiutami a scavalcare! Apro da lì! Di qua! 06, siamo all'edificio bersaglio! Siamo! Ricevuto! Andiamo di sopra, via! Mortai eliminati, edificio pulito. Raduniamoci al complesso. Ripiegare a Residence! Capitano, sono entrati! Al-Katala è dentro a Residence! Stacy, esci subito di qui! La porta è bloccata! Libero! Nessuno? È sparito. Muro sfondato. Porca puttana. L'hanno preso. Lo troveremo. Adir, sposta la squadra all'incrocio. Portatevi tutto. Sì, Farah. Il piano, Farah? Il lupo è col macellaio. I terroristi li nasconderanno. Bravo li cercherà casa per casa. I miei gli aiuteranno. Se cercano di fuggire in montagna, c'è un'unica via. Tariq al-Mut, strada della morte. I russi l'hanno bombardata durante l'invasione, uccidendo i fuggitivi. C'è un villaggio all'incrocio. Ho mandato a dire i suoi sul posto a preparare un'imboscata. Io e Alex li raggiungeremo e ci apposteremo sopra la strada, aspettando il lupo, in agguato. L'autostrada è sotto di noi. I rinforzi di Adir tenderanno un agguato al lupo. Siamo bersagli facili per i russi qua fuori. Sì, abbiamo poco tempo. Saremo braccati da Barkov. Ha perso il controllo. Tornerà a riprendersi. Teseron! Andiamo, intercettiamo il lupo adesso. Prima della guerra, qui c'erano famiglie, si rideva. Ridere è la miglior medicina. Fammi ridere. Sai cosa fa la CIA quando va a dormire? Cosa? Rimbocca le coperture. Non male. Un comico la direbbe meglio. Ho sentito di peggio.
Tienile a portata di mano. Agli ordini. Adir si è sistemato sul tetto. Mio padre chiamava Adir Shabal, leoncino. Che gli è successo? Morto in battaglia. Quat al-qatala al-khassa admin, sayyidati. Abbernash basir. Alex, di qua. Adir ci sta aspettando. Alex, guarda qui. Calibro 338 la pua. Perforano da 600 metri. L'ho assemblato io. Vorrei che lo usassi tu. Roba grossa. Proteggilo a costo della vita. Lui ricambierà il favore. Grazie, Adir. Perfetto a questa distanza. Ti indico i bersagli, Alex. Ora siamo fratelli. Rendimi fieno, Alex. Usa il mirino. Dobbiamo metterci all'opera. Cerca il riflesso vicino all'autostrada. Lo vedo. Adesso regola l'ingrandimento. Ali, raggiungi gli altri. Seguilo e vedrai la mia squadra vicino alla strada. Sì, li vedo. Ci supporteranno appena attaccheremo il convoglio di Al-Qatala. Aya, ettilna hadaf jinbalbas. Tikreme, bentelam. E tu, Juani? Usa le tacche verticali come riferimento. Ogni tacca 200 metri. Il bersaglio è a 400 metri. Punta due tacche più in alto. Centro! Che spettacolo, Alex! Mio fratello è il tuo più grande fan. Proviamo a cambiare bersaglio e distanza. C'è una casa blu là in fondo. Riesci a vederla? Visuale sulla casa blu. C'è un frutto sul frigorifero. Distanza 600 metri. Spara appena pronto. Colpito! Contro la frutta non lo batte nessuno. Ho sentito. Yahai Wen, attenzione ragazzi. Ti sei esercitato abbastanza. Usa l'ambiente a tuo vantaggio. Bandiere per la direzione del vento, punti di riferimento per la distanza. Ho capito. Bene. Ora tieni d'occhio l'autostrada. Non dovrebbe mancare molto. Vedo qualcosa. Alla pompa di petrolio. Solo dei randaggi. Controlla la strada. Il lupo arriverà a momenti. Un veicolo in avvicinamento da est! Ricevuto. Non attaccate. Hanno visto un veicolo. Lato destro. Forse il lupo o i suoi uomini. Finalmente abbiamo un po' di compagnia. Ma non sembra il lupo. Sono ricognitori del lupo. Non sparare. Aspetta l'occasione giusta. Ali, riesci a vederli? Salgono sul tetto. Alex, guarda sul tetto. Due, sul tetto. Sì, li vedo. 400 metri. Bel colpo. Ancora uno. Bel colpo. Due ricognitori del lupo eliminati. Ali, hai campo libero. Adir è pieno di risorse. Ha ordinato di piazzare una trappola per gli uomini del lupo. Alex, copri chi prepara il camion. Uccidere il lupo non ci garantisce il gas rubato. Vero. Che succede se non lo trovi? Devo trovarlo. Mashi, intazru el-ishara. Gli uomini del lupo dovranno spostare il camion per passare. Aspetta che si avvicinino, poi fallo esplodere. Tre veicoli di Al-Qatala. Visto, non sparate, facciamoli avvicinare. Posso attaccare? No, lasciali avvicinare ancora. Più vicini, forza, non siate timidi. Lo vedono, si avvicinano al camion.
Adir. Li vedo. Preparati, Alex. Alex, fai esplodere il camion. Adesso! Adesso! Fuoco! Eccolo! Bel colpo, Alex. Il lupo ha mandato rinforzi. Adir! Dobbiamo restare! Fallo! Ali, ritirata! Vattene subito! Alex, colpisci i motori! Fuori uso! Mortai! Alex, falli fuori! Contatto! Spara, Alex! Sono a terra! Ce li ho! Fatto! Bersagli eliminato! Negativo! Hanno ancora un mortaio! Eccoli! Eliminati. Camion bomba! Sinistra! Alex, ferma quel camion! Si avvicina troppo! Per poco. Bel lavoro, Alex. Lupo arriverà di sicuro. Non avrebbero mandato avanti quelle forze. Piazza gli ordigni, fratello. Io e Adir rinforziamo il perimetro, Alex. Tu intanto rifornisciti al bunker est, in attesa del lupo. Altri esplosivi, Adir? Non sono mai troppi. Come prima, appena si avvicinano, falli saltare. Meglio stare a distanza. Alex, hai una chiamata via radio dal capitano Price. Dice che è urgente. Prego. Ecco. Alex, il lupo ha lasciato la città. Dirige verso di voi. E i rossi gli sono appena dietro. Capo, contatto con truppe. State bassi! Non deve vedermi. Ricevuto. Arriviamo. Riparatevi! Quei colpi venivano dall'autostrada. Ammazzerà tutti. Alex, trova quel cecchino. Il vento è cambiato. Peccato. Bel colpo, Alex. Alcatala si riunisce dall'altro lato della strada. Sono 600 metri, Alex. Colpisci. L'esercito di Barkov arriverà presto. Sorella, fumo! Fumo bianco sulla sinistra! Alex, trova il modo di fermarli! Avanti così, Alex! Pieno di esplosivi! Esplosivi molto potenti! È ora di usarli! Apri il portellone! Sono qua! Gas russo! Sì! E adesso lo rispediamo dritto e... Le maschere antigas sono nel bunker! Ma Dio! Quello cos'è? È la parte della loro medicina! Cosa? Il gas! Se loro lo usano, anche noi possiamo!
Sei un trafarello. Potuto. Non avevamo scelta, Farah. Devi fartene una ragione. No, no così. Farah, sorella. Alex. Ascolta. Ho rubato io il gas ai russi. Per noi, solo per il nostro bene. Dillo a Farah. Diglielo, Alex. Tesoro, vado a vedere se è sicura. Tu seguimi. Va bene, babba. Okay, fa come ti dico e andrà tutto bene. Bene, andiamo. Di qua. Adesso, tesoro. Seguimi, non farti vedere dai russi. Sei proprio coraggioso. Sì. Farah, copriti la bocca. È veleno. Non respirare. Aspetta, Farah, siamo a casa. Entra in casa, Farah. Ascolta, ti prego. Adir! Adir!
Papà, c'erano le bombe. Ho chiuso le finestre, come hai detto. Bravo, saremo al sicuro dal gas per ora. Venite in cucina tutti e due. Dov'è la mamma? Mi dispiace, piccolo. Lei non viene. Perché lo fanno, Baba? Pensano che aiutiamo i ribelli. Prendi questa maschera. Ne abbiamo una per Farah. Aiuto io tua sorella. Te ne serve una tua. Ecco, prendete questi. Se ci perdiamo di vista, usateli. Ok, attraversiamo il ponte e raggiungiamo le montagne. Lì saremo al sicuro. Venite. E se ci prendono, Baba? Ti porteranno via e ti rinchiuderanno. Non voglio andare. Ok, lo so, lo so. Torneremo, te lo prometto. Adir, sii forte per tua sorella, ok? Ricordalo bene. E ricorda tua madre. È così che si sopravvive. Hai capito? Sì, papà. Sentite, appena usciamo, restate vicini, ok? Ehi, Baba! Dietro, dietro di me. Ascolta. Qui non c'è nessuno. Solo i miei bambini, ti prego. No! Vieni con me. Cerchiamo aiuto per tuo padre. Tuo fratello dorme. Aiutami a svegliarlo. Ho sentito i tuoi amici. Andiamo. Ti sento, piccolino. Brutta stronza. No! Guarda cosa mi hai fatto alla gamba! Al generale non... Piombe! Vuoi uccidermi? Lascialo stare! Pugnalalo, Farah! Uccidilo! Brava, Farah! Non fermarti, Farah! Sì, così! Questo scalo! Non avere paura. Noi siamo insieme. Controlliamo il corpo. Pesa troppo. Dobbiamo andare. Fatto. Passiamo tra i papaveri. Ci nasconderanno. Andiamo. Baba. Tesori miei. Devi alzarti. Non posso. Non posso venire con voi. E adesso? Sopravvivete. A qualunque costo. Non arrendetevi. Non arriva la serratura! Vieni, ti tiro su!
sbagliata. Prova a forzarla. Puoi farcela, la sorella. Sara, aspetta, ci sono dei soldati. Non fare rumore e sarai al sicuro. Puoi farcela. Stai basso. Fratello, dobbiamo andare. Non è giusto. Non si fanno scrupoli. Qui avanti ci sono dei soldati. Stammi vicino. Dobbiamo arrivare fino a quell'auto blu. Pronti? Bene, seguimi. Vado avanti a controllare se è sicuro. Anche tu, fatti vedere, il pianile. Okay? Non abbiamo fatto niente. Non siamo combattenti. Zitto, non un'altra parola. Alleluia. Uccidete. Ci serve il camion. I soldati ti sentiranno tossire. Vado io. Trova un'arma. E se ti spaventerai, distraili con il telefono. Fai attenzione. Va bene. No! Ehi, посмотри! Я нашел револьвер! Ага, рядом вместо меня. Mi serve una pistola. Prendi la pistola. Ecco, qualcuno vuole giocare. Luca! No! Smetti di nasconderti! Andiamocene da qui. Prendilo! Lasciami! Quindi siete stati voi ad aver ucciso i miei soldati.
Krishna. Devi sapere. Tranquilla, Farah. Lo prenderemo. Prendiamo il culo da qui. Ora! Adir ha sempre voluto lottare senza regole. Ora le ha infrante tutte. Adir è a nord. Recuperato sulle colline da quelli di Al-Qatala. Ci ha fatto catturare lui? Non lo sappiamo. Mi dispiace, Farah. Tuo fratello è un terrorista. È una risorsa americana. O sta con i terroristi o è in mano loro. Adir non vuole di certo noi. Poteva uccidere tutti quando ha rubato il gas, ma non l'ha fatto. E tu come lo sai? Ero lì. Volevo fermarlo. Non me l'hai detto. Pensavamo fosse Al-Qatala, non certo lui. Ora lo sappiamo. Stanotte lo inseguiremo. Vengo anche io. Ma è tuo fratello? Non è mio fratello. Non più. Barkov metterà una taglia su di lui. Allora prendiamo prima lui. Un'altra complicazione sarà guerra con la Russia. Noi evitiamo le complicazioni. È una pessima idea, Farah. Ci prendiamo cura dei nostri. Non è sempre quello che succede. Invece sì. Voglio fare in squadra. E non si discute. Va bene. Avete facoltà di uccidere. Tutti voi. Facciamo un briefing. Le immagini confermano che Adir era in possesso del resto del gas rubato quando ha contattato l'emissario più brutale di Al-Qatala, il macellaio. La sorveglianza ha seguito i veicoli fino a un complesso sui Monti Akrus, ritenuto la roccaforte del gruppo. Alex e Farah resteranno in attesa di autorizzazione, mentre Bravo 6 guiderà l'assalto per individuare le armi chimiche, recuperare Adir e uccidere il gruppo. Siamo sull'obiettivo, do luce. Chiudiamo il barcone. Capo 3-1, restate in attesa. Ricevuto, capo, in attesa. 1, visuale sul bersaglio, 15 secondi. Ricevuto, 1. Sinner 1, ti supporto. Ricevuto, Sinner in supporto. Difendi. Libero. 2-4 e 2-6, manteniamo la posizione. Carica pronta, attenzione. Operazione riuscita. L'ingresso è la porta. La porta sinistra è tua, sergente. Tre ignoti. Tre, ricevuto. Romino! Muro laterale, irruzione riuscita. Sul retro. 6-3, porta sul retro, piano terra libero. Ricevuto. Arrivo dalla parte opposta. Sergente, togliamo la corrente. Lasciamoli al buio. Luci spente. Con me. Aspettate qui. Agli ordini. Vai avanti. Andiamo al primo piano. Fino a 1,
Due a terra, guardo a sinistra. Mani in vista! A tutte le unità, abbiamo una donna ignota. Ricevuto, capitano. Kyle, ripulisci il resto del piano. Vai! Non ti muovo! Tutto libero. Un morto, un ignoto. Mamindra Hep! Niente, nessuna traccia del VIP. Ricevuto, Kyle. Accendiamo le luci e ripuliamo tutto, gente. Diamoci da fare. Bravo, adunata al piano terra. Capo a 3-1. In ascolto. Ti voglio in posizione per la raccolta dati. Ricevuto. Le scartoffie nelle scarpe. Ce ne sono altri due. È una miniera d'oro. Forza, forza, muoviamoci! Etichettate e mettete da parte tutto il materiale. Stiamo rinunciando. Negativo, vogliono parlare. Mio figlio! Mamma, mamma! Sentiamo. Mio figlio! Calma, lasciatelo andare. Mio figlio! Grazie. Siete al sicuro? I miei uomini vi proteggeranno. Dov'è il lupo? Nel sotterraneo, casa da te. Grazie. In guardia, casa da te, via. A tutte le unità, bravo, in movimento verso la casa da te. Gallerie, alzala. Si è rintanato per bene. Tutte le unità, galleria nell'edificio 2. Entriamo. Bene, nella botola. Procedo. Buona caccia. Ti seguiamo. Contatto! Esplosivo! Ecco 3-1 a Bravo 06. Ingresso gallerie crollato. Rapporto. Siamo soli. Tagliati fuori. Come ai vecchi tempi. Sì, ma non siamo da soli. Siamo nella tana del lupo. Cavi da inciampo. Occhio. Ne vedo uno. Nicchia a sinistra. Puzza di carburante. Stai bene? Sto bene. Dobbiamo avanzare. Possiamo strisciarci attraverso. Perché l'hai portata? Sono qui per mia scelta. Vattene, ora! Qui non posso proteggere. Vieni con noi, Adir. No, è troppo tardi. Fatti vedere e muori. Spara, ti prego. Questa gente vuole soltanto aiutarci. Sei solo un traditore! Ti sbagli! E lo capirai! Adir! Adir! Sono un... Yalla! Sei io! Thank you.
c'è un precipizio. Attenzione. Sto bene. Sto arrivando. No, segui Adir. Troverò il modo di risalire. Fai attenzione. 31 a 06, mi ricevete? A tutte le unità, qui Eco 31, trasmetto alla cieca. Il bersaglio è ancora nelle gallerie, lo inseguo. È opera tua. E avete fatta di strada, ma ciò che cercate non lo troverete qui. È il lupo, davanti a noi. Vai avanti. Hai soltanto me. Io sono solo un difensore della libertà. Giubbotto esplosivo! È la fine. A tuo fratello serviva aiuto, a piani ambiziosi. Uccidermi non lo fermerà. Neanche io posso fermarlo ormai. È troppo tardi, comandante. Ho un telecomando. Continua a scendere. Disinneschiamola. Aiutami. 20 secondi. Taglia i fili quando te lo dico io. Non prima. Pronto. Cavo verde. Fra 3, 2, 1. Taglia. Verde, il prossimo. Giallo. Tra 2, 1. Taglia! Giallo, fatto. L'ultimo, rosso. Ce ne sono due. Quello in alto. Tra 2, 1, ora! Tagliato. Disinnescata. Ben fatto. Grazie a te. Bel lavoro. Dove l'hai imparato? Anni di esperienza. Troppi. A tutte le unità, qui Eco 3-1. Non mi sentite, ma bingo, bersaglio principale morto. Volevo farlo io, ma va bene anche così. Vorrei poterlo ammazzare due volte. Beh, grazie. Complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Anche se sembra essere andato tutto bene, non possiamo rilassarci. A dire i suoi amici si muovono. Dove sono? Una cosa per volta. Non sappiamo se sono amici. Spiacente, il generale non è d'accordo. Norris, ti avevo chiesto... Forza, Laswell, diglielo. O lo farò io. Il comando ha cambiato designazione alle truppe di Fara. È possibile dirlo in modo comprensibile? Sono finiti sulla lista. Quale lista? Quella delle organizzazioni terroristiche. Ho dato l'ordine ai miei marini di considerarli come ostili. Cosa? Sono nostri alleati. Adesso non più. Rimetti subito il guinzaglio ai tuoi cuccioli, colonnello. Altrimenti? Altrimenti ti farò pentire di averlo fatto. Kate, quelle persone hanno bisogno di noi. Non c'è nient'altro che possiamo fare. C'è molto altro, invece. Sono stanco di farmi dire chi sono i miei amici. Alex, no. Io torno in Urzikstan. Sto con le truppe di Fara. Questa è una cosa illegale. Tutto quello che facciamo è illegale. Solo le cose buone. Hai degli amici accanto. Anche tu. Grazie. Di tutto. Non è ancora finita. Fidati.
Come sempre. Farah, sveglia. Adir, sei tu? Sì, fatti vedere. Svegliati, Farah. Segui la mia voce, Farah. Da quanto sei in isolamento? 10 giorni. Sembri malata. Niente cibo o acqua. Farah. Tranquillo, posso sopportare. Perché ci hanno messi insieme in questo modo? Ti usano per arrivare a me. Prima dovranno ucciderti. No, Adir. Tu mi servi vivo. Guarda. Ho preso una chiave. Che apre? Lo scopriremo. Ecco, tieni. Prendi. Presa. Ok, nascondila. Arriva il generale Barkov. Ha saputo dei messaggi. Sa che tu sei Karim. Vedremo. Guarda, riunione di famiglia. Che carini. Se vuoi che la smetta, dimmi la verità. Vedeci per una sclat. Fatelo parlare. Questa è tutta mia. Indietro. Dveri. Non azzardarti a toccare la bastardo. Spero vi siate detti tutto. Tu e tuo fratello. Potresti non rivederlo più. Sta zitta e va nell'angolo. Non guardarmi, Farah. Se hai in mente di fuggire, presto cambierai idea. Guardami ora. Fa un caldo infernale in questo paese di merda. Devi avere sete. Ne vuoi? Finita. Ti faccio avere dell'acqua. Dveri! Seguimi. Dentro. La sedia, Farah. Non puoi scappare, Farah. Non c'è nessuno che verrà a salvarti. Ti ho in pugno. Ma posso renderti la vita molto più semplice. Ora. Parlami del comandante Karim e di quei messaggi. Vaffanculo! Vada come parli, Farah. Ho avuto pazienza con te, ora basta! Non svenire, rivedrai tuo fratello un'ultima volta. Ti darà da bere. Prova a respirare. Muovi la testa, Farah. Respira! Così. Bene così. Non puoi respirare acqua. Ti serve aria. Per ora può passare. Sei forte, Farah. Continua così e rivedrai Adir.
Ora dimmi, chi è Karim? Karim è morto. Valle! Smettila di proteggerlo. Proteggi te stessa. Davaji! Ho trovato una delle tue sorelle. Non ho parlato, Farah. Tranquilla, Zete. Zitta! La sua vita è nelle tue mani, Farah. Resisti, lei vive. Svieni, lei muore. Isharas! Questa volta sarà più difficile. Non di là, Farah! Prima o poi dovrai riprendere questo. Sei proprio bravo. Sta ferma. Dall'altra parte. Caro, qui comando io. Tu potevi salvare una vita. Ora ti mostro come ne prendo una. No, è indifeso. No, fermo! No! Richard, che mi hai fatto fare? Devi avere fame, Farah. Mangia, poi parliamo. Per chi mi hai preso? Pensi di potermi battere? Basta, giochetti! Tuo fratello mi ha rubato una chiave. Dov'è? Hai perso una chiave. Ne manca una, ma ne abbiamo altre. Che cosa apre? Oh, ti credi tanto sveglia, Karim? Sì, lo so. L'ho sempre saputo. Ora, dov'è la chiave che tuo fratello mi ha rubato? Quale chiave? Quella che nascondi! Questo paese è una maledetta tana di terroristi. Porterò ordine e rigore in questa terra e proteggerò la mia patria dai ladri terroristi! Io proteggerò la Russia! Zitto! Что здесь происходит? На нас напали! Заберите их на складе и спалите его нахер! Non hai salvato la tua gente, Farah Karim! L'hai uccisa! Mi serve un attrezzo. Il cucchiaio. Perfetto. Una bella lama. Sì! Devo andare. Subito. Bene. Sassi. Posso usarla per salire. Это еще что? Какое-то движение. Крейсер, это место просто помойка. Здесь тихо. Это просто крейсер. Arrivo, sorelle. Farah, siamo qui. Sorelle, sei scappata. Lo sapevo.
Le guardie sono in fuga. Perché? Le forze di Barkov sono sotto attacco. Andiamo. Apri la porta. Grazie, sorella. Farah, vieni. Le armi sono qui. Grazie, Dio. Barkov, ucciso Azede. Sì, ammazziamolo. Ritornano le guardie. Faremo un'imboscata. Come? Puntiamo e spariamo per uccidere. Soldati allo scoperto! Copertura! Carino! Vicino alla porta! Li vedo! Granata! Elicottero! Liberiamo gli altri dal magazzino prima che sia troppo tardi. Con me, sorelle! Farah, ti prende con la muoversi! Ricevuto! Comandante Canino. Sono io. Abbiamo ricevuto i messaggi. Tenente John Price. Gli altri? Là, più avanti. Sta vicino. Su, andiamo. Ne vedo due. Libero. Qui producono il gas. Vuole liberarsi delle prove. E dei prigionieri. Le rompiamo. State indietro. Libero! Andiamo di fuori da lì! Io apro gli spruzzatori, tu pensa alla porta! Sorella! È chiusa! Sorella! Vai! Aiuto! Adir! Adir! Tirate! Farah! Adir! Sono venuti! Sì! È fatta! Ce l'hai fatta! Riprendi fiato! Raduniamo prigionieri e scorte! Ce ne andiamo. Andate a nord, evitate l'autostrada. Bravo 6 a Cobalt 4, confermate il tempo di arrivo. 10 minuti. Ricevuto, restate lì. Sbrigatevi, ci sarà anche Barkov per vendicare i suoi. Va, aspettaci. Sì, farà. Me la farà pagare, lo sapete. Gliela faremo pagare noi. Saremo pronti. Abbiamo sgomberato la strada a nord, accampatevi lì, è sicuro. Grazie. La rivoluzione inizia adesso, sorella. La guerra inizia adesso. Anche la guerra ha dei valori. Ricordatevelo. Bravo 6, 2 minuti al decollo. Vent'anni di guerra civile. Non c'è niente di civile. Adir è ben addestrato. Accerchiato, rapito, non importa. Ha portato il gas in Russia. Sì, ma con l'aiuto di Al-Qatala. Lui ha i contatti e le truppe. Tu lo biasimeresti, eh? Non ufficialmente, no. Ma questo è più grande di Adir adesso. Ci sono due opzioni. O avvisiamo Mosca. O la madre Russia assaggerà la sua medicina. No, morirebbero molti innocenti. A causa di una risorsa occidentale. Ok, ma adesso veniamo al sodo. I suggerimenti? Un viaggio d'affari. Non autorizzato. Fantasma. La squadra? Alcuni vecchi amici. E il sergente? È pronto.
Vi farò entrare, dopo sarete da soli. Soltanto armi del posto. Lascia fare a me. Bel panorama, Nikolai. Era la capitale prima di Mosca. Bei vecchi tempi. Ne ho due alla porta. Dentro ce ne sono altri. Bei, occhio. Un bel posto, ma parcheggiare fa schifo. Il macellaio maglia gialla. Quello dell'ambasciata. Niente gas. Niente a dir. Colpo facile. Che tentazione. No, aspettate. Ci porterà da Adir. O parte il gas. In quel caso saremmo tutti fregati. Prepariamoci. Forza, manca poco. Di qua. Quanto abbiamo? Poche ore. Hai l'equipaggiamento? È il massimo che sono riuscito a fare. Silenziatori, munizioni, niente flashbang. Ben fatto, Nick. Calibro 30. Una 150. So che ti piace. Nascondila. Appuntamento al magazzino. Ok, porta la merce. Subito, capitano. So che hai un conto in sospeso con il macellaio. Il mostro si merita la peggiore fine possibile. Avrai la tua occasione, ma adesso il macellaio ci serve vivo. Privet. Privet. Dobre jutra. Niente male. Non so dire altro. Sistemiamo le guardie affinché non diano l'allarme, poi andiamo. Ok. Fuoco al mio segnale, non prima. Calmati, calmati, abbiamo i permessi. Kai, adesso. Ottimo lavoro. Nikolai, spazzatura nel vicolo. Ho portato i sacchi. Pensi a tutto. Mi raccomando, il macellaio ci porterà da Adir. Per il momento ci serve vivo. Questa è una ritorsione. Oggi non saremo noi a soffrire, ma soltanto loro. Ringraziamo il nostro nuovo soldato. La sua determinazione aiuterà la causa. Se il lupo è vivo, confermo. Sarà fiero di giallo, dietro il tavolo. Se invece è morto, porteremo la sua verità a quelli che interferiscono dove sono non sono. Sono tuoi, Garrick. Dammi un colpire faccia. Colpi puliti, Garrick. Stanotte! In fondo al macellaio scappa! Ma chiudeteli! Non devono seguirci! Dietro il bancone! Sono fuori! A terra! La porta sulla strada! Il macellaio scappa! Vieni, attento a dove spari! Porca puttana! Come? Dagli addosso, io faccio il giro! Ricevuto! Stacco la testa! Stronzo, capito? Muoiono per colpa vostra! Sergente! Tutto ok! Bersaglio in movimento, lungo il fiume. Contatto, veicolo, lato sinistro. Cazzo, hanno un RPG, falli fuori. La libera, adesso prendi il macellaio. Fa presto. Ce l'ha fatta. È difficile correre feriti, no? Ah, è solo un grande scatrone. Ditemi chi siete! Così manderemo le vostre teste alle vostre famiglie! Taci, pezzo di merda! Sali, sergente! Ah, problemino! Cosa? Il motore fa un po' le bizze. Dagli due carenze, dobbiamo andare! Aprici, Kyle, falli fuori! Ecco fatto! A domani, domani!
Dove si trova il gas? Su per il tuo buco del culo rosso. Non mi fai niente, pezzo di merda. Avanti, capitano. Puoi fare di meglio. Pensi che non ricordi la tua faccia? E la tua, sergente? Ehi, sta schiunare! Così questo bastardo! Dobbiamo spremere questo verme. È quello che faremo. Nicolai, dov'è la merce? Arriva, capitano. Bene. Vada, Nicolai, prendi la merce, portala qui. Sergente Garrick, la merce è sul retro. Cos'è? Siero della verità. Lasciateci andare! Merce di scambio. Non sappiamo niente! Per il negoziato. Forse il macellaio collaborerà. Mamma, che succede? Shh, sta tranquillo. Non fate del male a mio figlio. Faremo come dite. Paura, mamma. Non devi. Sei il bambino coraggioso della tua mamma. Dove andiamo, mamma? Dobbiamo parlare con delle persone. Poi torneremo a casa. Quello che state facendo è imperdonabile. Noi siamo innocenti. Voglio sapere perché siamo qui. Kyle, non sei obbligato. Ci stai? Ci sto. Bene, portali dentro. No, no, vi prego. Usa. Non spionarli, figlio di puttana! Le maniere forti? Eccole. Che cosa hai fatto? Tuo figlio è qui, tuo figlio! Voi non si fa problemi con i bambini, giusto? Già. Zitto! Cosa hai fatto? Avevo detto di non coinvolgerci! Capitano, devo andare. Va pure. Prendila. Che cosa volete farci? No. Ehi, ehi, ehi! Ehi, no, no, no! Ehi, 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 guardami, fermo, 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 non c'entrano! Lasciali stare! Dillo al bambino dell'ambasciata. Ok, ok, basta, vi prego! Vi prego, fateli andare. Sergente, capitano, lasciateli andare, loro non sanno niente. Vogliamo Adir e il gas, dove sono? Non avete più nessuna possibilità ormai. Voi non cambierete proprio niente. Bravo bambino. Sì, coraggio, sparami. Dai, uccidimi, uccidimi. Che cazzo? Mi piace controllare tutto. Non permetterei mai a un sergente di maneggiare un'arma a carica al chiuso, se non serve. Bene. Allora, il gas? Ehi, ehi, ehi! No, lascialo, lascialo! Aspetta! Dirò tutto quanto! Caretka Theater! No. Ve lo giuro, sto dicendo la verità! Il gas è lì, Caretka Theater, ve lo giuro! Dov'è Adir? Il tizio nuovo? Troppo tardi per fermarlo. Va, sergente. Salvate i russi del cazzo. Il generale sarà morto. Adir vuole uccidere Barkov. Finito, un attimo e andiamo. Russia e Occidente andranno in guerra, lasciandoci in pace. Va, sergente. Il gas è al Caretka Theater. Mettilo in sicurezza. Certo, l'auto è tutta vostra, vi porterà fuori città. Adir è da Barkov, lo ucciderà. E sarà guerra mondiale. Non se arriviamo prima. Garrick, sali e coprici. Ok. Слегатами! Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Эй! Un posto di blocco. Per noi.
Fa qualche differenza? La strada è bloccata. Qual è il piano? Non fermiamoci! E se non si spostano? Allora scateniamo l'inferno. 3 secondi. Si sposteranno. Oh, cazzo, capitano. Nicolai ci ha salvato il culo. E se ci seguono? Non lo faranno. Capo. Che cazzo facciamo qui? Sistemiamo un casino. Con donne e bambini. Erano un vantaggio. Erano ostaggi. Quando ti togli i guanti, ti sporchi le mani di sangue, Kyle. È così che funziona. A che punto stabiliamo il limite? Stabilisci il limite ovunque ti serva, sergente. A fine giornata devi aver fatto più del nemico. Noi ci sporchiamo e il mondo resta pulito. È questa la missione. Se hai cambiato idea, posso continuare anche da solo. No, signore. Andiamo avanti. Bene. Ora prendiamo Adir prima che uccida Barkov. Una squadra. Adir e i suoi. Cercano ancora. Allora non è troppo tardi. Raggiungiamo Adir prima che scateni una guerra nel sotterraneo di Barkov. Tutto calmo. Significa che Adir ha già il controllo. Che Barkov non sia qui. Pensiamo di sì. Se non c'è, arriverà. Il posto sarà pieno di forze di Al-Qatala. L'oscurità sarà la nostra migliore alleata. Restiamo nascosti e ingaggiamo solo se siamo costretti o non ne usciremo vivi. Sparano. Andiamo. Il nostro ingresso è il cancello. Spara alla luce. Ci nascondiamo nell'oscurità. Andiamo. Nemici di fronte, non sparare. Sono troppi. Al riparo. Via dalla luce. Avanza, ma resta nascosto. Dobbiamo togliere la luce. Usa quel quadro elettrico sul muro. Uscita bloccata. Spara alle luci, li distrarrai. Aspetta che si spostino. Ok, si dividono. 2 a destra, pensiamo prima a loro. Ecco il complesso del generale. Vediamo cosa ci aspetta. Cosa abbiamo? Casa tranquilla. Movimento a torre dell'orologio, chiesa e piscina. Fune lanciata, ti copro. Attenzione, sei in inferiorità numerica. Let's go!
quanto pare Alcatala ha degli ostaggi. Scopri se Adire è là. Potrebbe avere Barco. Cerca un quadro elettrico. Puoi spegnere le luci dell'edificio da quel quadro elettrico. Visuale persa, per adesso sei da solo. Qadiyatana adila. Da sha'bi wahid wa yajmu' ikhwatana. Mut ya hayawan. Nessuna traccia di Adir. Ma hanno un prigioniero. Cosa? Io. Mio padre. Mio padre. Questo non dirà altro. Forse quelli in chiesa e nella torre dell'orologio riescono ancora a parlare. Sono in allene, un profilo basso e non ti individueranno. Riesco a vederti, Kyle. Juani! Non tradirò la mia famiglia. Cazzo! Capitano, i prigionieri sono parenti di Barkov. Barkov ha invaso la casa di Adir e ora lui ha invaso la sua. Vai subito alla chiesa. Se hanno un prigioniero non reggerà a lungo. Juani! Non è Adir. Scopri se lo stagio ha parlato di Barkov. Secondo piano, 451. Secondo piano, 451. Ha parlato. Sta dicendo secondo piano, 451. Non abbiamo altro. Vai all'ultimo piano della casa principale. Ci vediamo sul posto. Ok, sono dentro. Vai al secondo piano. Procedo al secondo piano. Guarda dove spari, sono di sopra. 4, 5, cerchiamo di catturarli vivi. Stupido bastardo! No, non sapevo! Dov'è Barkov? Non è qui! La sua famiglia, sì! Lo state proteggendo! No, siamo qui per te. Vieni! Aspetta, non sono un nemico, guarda! So dove producono il gas, ho le coordinate. La fabbrica chimica di Barkov? Sì, voglio distruggerla. Siamo dalla stessa parte, capitano. Ma non così. Allora aiutateci, vi prego, aiutate mia sorella. Sentito! A terra! Conosco una strada, le gallerie a nord. Sei mia custodia, niente cazzate. È bloccata. Kyle, è bloccata. Muoviti. Hai fatto un casino, Adir. Barkov si incazzerà parecchio per questo. Dobbiamo andare, ora! Basta che punti l'arma verso i russi! Aiuta Gary, io vi copro! Ti hanno fatto secco, sergente! Ma in piedi, ce ne andiamo! Sergente, la tua arma! Mi vedo! Ne ho altre nello zaino! Sono nel perimetro!
Weiss, mi serve qualcosa per aprire. Vieni. Esce lì in arrivo. Tutto ok? Sto bene, signore. Allora aiutami col laboratorio. Scordatelo. Pagherai per questo. Capitano! È un viaggio di sola andata, Dir, lo sapevi. Ma voi farete la cosa giusta, vero? Dimmi che completeremo l'opera. Ci serve supporto. Chiediamolo. Forza! Capitano, per favore, dai a fare i piani e dille la verità. Hai la possibilità di dirla al mondo. Non mi interessa del mondo. L'ho fatto solo per mia sorella. Baseplate 06, velivolo amico in arrivo dal sud a 180, destinazione Watcher 1. Ricevuto. È Laswell. Che cosa ci fa qui? La cosa non mi piace. Le informazioni, tienile tu. Sì, signore. Il caso è chiuso. Dobbiamo consegnarlo. A chi? Alla Russia. Fate uno scambio? Niente scambio. Che si fa, capo? Aspetta. Non complicare le cose, capitano. Dammi un motivo per non farlo. È una guerra per procura, John. Noi siamo soltanto delle pedine. Parla per te. Consegnalo. Ricevuto. Tu hai a dir, io le informazioni. Qualunque cosa stia succedendo, posso aiutarti. Ti chiamo se ho bisogno. So come gira il mondo, capitano. Non stavolta. Hanno consegnato a Dira ai russi. Lo uccideranno. Se gli va bene. Ha salvato di nuovo il mondo libero, capitano Price. A Dira aveva individuato il laboratorio in Georgia orientale. La fabbrica. Il suo piano era distruggerla. A Dira è fuori di testa. Beh, lo siamo un po' tutti. Non è vero, Alex? Affermativo, signore. Se ci aiuti, possiamo chiudere questa faccenda. Sei un buon amico. E di sicuro un terribile nemico. Ma io non invado i confini degli altri, difendo la mia gente qui, in patria. A volte la più grande difesa... C'è tutto. Piani... personale. Capisco. Serve una milizia senza legami con l'Occidente. Così incolpano i terroristi, giusto? Non mi hai mai tradita. Se Barkov è lì, è mio. L'operazione è segreta, l'obiettivo è il laboratorio di Barkov. Nicolai è all'interno e fornirà gli esplosivi. Saremo due squadre. Io e Garrick piazziamo le cariche sulle tubature. Farah e Alex, prendete un detonatore da Nicolai e pensate alla fornace. Piazzate le cariche, allontanatevi da lì e fatela saltare. Laswell ci farà aprire la strada, poi toccherà a noi. Truppe all'aperto a nord del ponte, chiedo supporto. 3 secondi all'impatto. Forza! Vediamo chi c'è! Yalla, yalla! Perimetro aperto, Kate! Noi andiamo! Lascia il controllo in mano vostra, tribuno! A
Voi in supporto aereo. Ricevuto. L'ordine è chiaro. Hai il controllo, 3-1. Mirate bene. Watch è chiuso. Ricordalo, nemico in arrivo. Affondetelo. Finato. Ottimo effetto sul bersaglio. Ricevuto. Alex, chiama un attacco aereo. Armi con. Merda! Ora è stato perso! Troppo nemico in arrivo! Battero distrutto! Forza, come è sicuro! È il generale Basso! È qui! Ottimo effetto sul bersaglio. Squadra Eco, cominciate da qui. Fatevi strada fino a Nicolai per le cariche. Mettete le maschere. Barkov potrebbe usare il gas. Forza, al lavoro. Andiamo. Sono ben armati per essere un laboratorio. Seppelliremo tutto. Allargarsi, forza. Attenzione. Prendete le cariche! Il detonatore innescherà una reazione a catena. E dopo salta la fornace. Esatto, è importante. Perché ci aiuti? Barkov è una disgrazia per il mio paese, dobbiamo fermarlo. Spasiba, Nicolai. Porto il resto al capitano Price e a Garrick. Ci vediamo dopo, ok? Para, c'è un problema. Ecco qui, capo, mi sentite? In ascolto, capo. Generale Barkov avvistato. Ripeto, Barkov va verso l'eliporto. Ecco, è quasi alla fornace, capo. Piazzate le cariche e muovetevi. Ricevuto, ecco, chiudo. La fornace è di qua. Ecco la porta. Ci sono. Libero! Che è successo? Il detonatore è fuori uso. Andato. Io vado lì. Per fare cosa? Accendo la fornace. Non farei in tempo a scappare. So quello che faccio. Farah, ascoltami. No, ascoltami tu. Per questo veleno la mia gente ha subito qualcosa peggiore della guerra. Non sono arrivata fin qui per scappare. Io non ti chiedo di scappare. Ti chiedo di darmi l'ordine. Non lo farò. Comandante, per favore. Il tuo comandante non sono io. E allora chi è? Perché qualcuno deve accendere il fuoco e qualcun altro deve uccidere Barkov. Non puoi fare tutto. Ho passato tutta la vita a eseguire ordini. Stavolta ci credo. Dammi l'ordine. Sei un difensore della libertà.
Sei una leader nata, Farah. Dammi l'ordine. Vai. Sì, signora. Buona fortuna. Bravo, ecco in posizione la fornace. Farah, insegue il generale. Roger, ecco, andiamo alle tubature. Sergente! Le regole di ingaggio? Nessuna. Iniziamo da quel cecchino. Piazza le cariche, forza! Cariche pronte! Farah! Nicolai! Non mi importa che ore sono! È chiaro! Voglio subito mosche in linea, capito? Ripeto, Markov sta scappando. Dite che incenerare Markov! Farah! Non mi farò ignorare! Non mi importa che ore sono! È chiaro! Voglio subito mosche in linea, capito? Dite che incenerare Capitano, Barkov è morto. Ricevuto. Alex, cariche pronte? Affermativo. Alex. La fornace è circondata, non ne uscirò vivo. Facciamolo. Grazie. Sì, signora. Via libera. Ricevuto. A tutte le unità, al mio segnale. 3, 2... 1 Karim. La madre Russia approverebbe. Dove si va? Urzikstan. Casa. Sì, era la cosa più alcolica che avevano. La Russia ha rinnegato Barkov. Non avevano molta scelta. È morto. Hai risolto buona parte di quel problema. Per ora. Ma se rinunciamo... Non succederà. Il generale Shepard ha procurato i file che volevi. Di che si tratta esattamente? Una task force. Troppe questioni in sospeso. E io le risolverò. Finanzio delle risorse, non dei fuorilegge. Buon tè, allora. Zakhaev vuole il trono di Barkov. L'ho quasi sotterrato a Pripyat, con Macmillan. Parli del padre. Questo è il figlio, Viktor. Famiglia adorabile. Sono sostenitori di Adir. Questo spiega perché è ancora vivo. Lo faranno uscire. Allora dammi quello che mi serve.
Chi hai con te? Il sergente Garrick. Kyle? Lo chiamano Gaz. Non l'ha mai detto. John McTavish, SS, cecchino, demolizioni, è chiamato SOAP. Perché? È un segreto. Poi c'è Simon Riley. Non c'è la foto? No, mai. Quanto agli altri... non te lo posso dire. A meno che non ci accordiamo. Come chiamerai la task force? 141. In evacuazione. Al Catala il controllo totale. Questo era proprio un bel posto. Ora non lo è più. Est e Ovest ricostruirono Verdansk dopo la Guerra Fredda. Ad Al Catala non andava giù. Ora hanno armi pesanti e blindati. Terroristi con carri armati. Chi è al comando? Un volto nuovo. Ah, bene. Il suo nome? Non lo sappiamo, ma amici importanti. Sono informazioni russe. Da dove vengono? La mia controparte a Mosca. La CIA collabora con l'FSB. È già successo. Kamarov. Capitano Price, Nikolai, non ti sei comportato bene. Detto da te è un complimento. Dai, siamo amici qui. Te lo devo, per Beirut. Kamarov ci assisterà in questa operazione. Con queste armi, Al Catala è in grado di passare da atti di terrorismo ad azioni di guerra. È un problema per tutti. Daremo la caccia al nuovo leader di Al Catala. In questo modo conterremo la minaccia. D'accordo. Diteci cosa fare e lo faremo.